Ciò che diversifica le persone le une dalle altre non è tanto ciò che fanno o non fanno, se sono avvocati o contadini, se sono pallidi o abbronzati, ricchi, poveri, belli, brutti, buoni o cattivi, cristiani o induisti, onnivori o vegani. Ciò che ci distingue veramente gli uni dagli altri e che anche determina queste diversità superficiali è la consapevolezza o l'ignoranza. Chi non sa è vittima delle circostanze o del karma ineluttabile, in costante balia degli eventi. Chissà. È un uomo libero. Conoscere il funzionamento della legge di causa ed effetto o della legge di attrazione o definita anche legge del karma ci permette di coglierne e verificarne esperienzialmente la sua logica ovvia e conseguenziale, riconoscendo la sua azione puramente energetica. Comprendere la presenza nella nostra realtà incarnata e molteplice di questa legge imparziale ed eterna ci permette di cambiare completamente atteggiamento verso la realtà. E di conseguenza ci permette di cambiare anche il nostro modo di interagire con la realtà stessa, perché di fatto quello che cambia è la nostra consapevolezza riguardo al meccanismo che regola l'evolvere della nostra realtà. Se so che bere la varecchina mi ucciderà tra dolori lancinanti, non la berrò mai, nemmeno se la mia gola è terribilmente arsa e sono al limite della disidratazione, anche se il suo aspetto è così simile a quello dell'acqua. La varecchina è quella continua tendenza a farci assorbire da pensieri negativi, caratteristicamente distruttivi, a vedere sempre il brutto, il fastidioso di ogni situazione, il continuo lamento focalizzato sul peggio. E dato che il simile attrae il simile in misura esponenziale, la situazione non farà che peggiorare, avvallando la propria condizione, temuta e rifuggita razionalmente, potenziandola a dismisura. Ecco perché amo ripetere continuamente, mai contro. Attraverso la conoscenza delle leggi spirituali, invece, siamo in grado di comprendere meglio le leggi materiali che dalle leggi spirituali derivano, conoscendo le quali possiamo agire con consapevolezza sulla nostra realtà in maniera efficace, invece che inconsapevoli, ignoranti, lasciarci travolgere dal turbinio degli eventi, che chiamiamo spesso destino o sfortuna, che da questa prospettiva risultano incontrollabili e soprattutto incomprensibili. Ecco invece che dalla prospettiva della conoscenza tutto diventa chiaro, compresa la legge del karma, che tanto spesso viene fraintesa anche negli ambienti privilegiati di certa spiritualità. Al giorno d'oggi il termine casualità e il termine karma e i concetti ai quali si riferiscono sono non solo abusati, ma spesso utilizzati a sproposito, senza conoscere l'esatto significato. Vengono applicati alla vita quotidiana semplificandone e sminuendone i concetti profondi a cui fanno riferimento. Per casualità si intende il verificarsi di eventi indipendentemente da una volontà intelligente o da una motivazione logica e comprensibile. E l'utilizzo di questo concetto aiuta moltissimo a rifuggire dalle responsabilità di ogni tipo perché è così che dovevano andare le cose. Cosa ci vuoi fare? È il destino. Non è successo perché io ho fatto delle scelte che mi hanno portato ad ottenere questo risultato. È molto più facile dire il caso o il destino ha voluto così. Giustificare il non utilizzo della forza di volontà con l'intervento dei casi della vita mi sembra quantomeno poco rispettoso nei confronti dell'intelligenza umana. Karma invece è un termine molto di moda e viene spessissimo interpretato con l'occidentale concetto di destino, quando con il destino in effetti non ha proprio nulla a che fare. Il karma in realtà è un concetto legato alla dottrina della reincarnazione, lo sappiamo bene. Sant'Agostino diceva nelle Confessioni: Dimmi, o Signore, la mia infanzia ha seguito un'altra mia età che morì prima di essa? Era quello che passai nel grembo di mia madre? Perché è ciò che ho sentito dire e visto io stesso nella donna in attesa di un figlio? E come prima di quella vita di nuovo, oddio, mia gioia, mi trovavo in qualche luogo, in qualche corpo? Perché non ho nessuno che me lo dica, né padre, né madre, né esperienza da altri, né mia memoria personale? Nel 325 d.C. sappiamo tutti molto bene che il concilio di Nicea, con il beneplacito del buon imperatore Costantino, cambiò decisamente le carte in tavola, oscurando all'uomo occidentale gran parte delle antiche conoscenze per tutto ciò che riguarda i rapporti col divino e con il terreno, investendo definitivamente la Chiesa cristiana di un sempre crescente potere temporale sulle cose di questo mondo. E i limiti della memoria umana aiutavano la convinzione che non fosse possibile ripetere più volte l'esperienza terrena e incarnata,
che fosse al di là delle potenziali umane divenire santi nel senso di uomini realizzati. E quindi abbiamo giustificato la presenza del male responsabilizzandone il destino o Lucifero di turno, un bel minestrone dovuto purtroppo alla perdita delle premesse o forse a un ricordo molto sfocato delle premesse. Karma e la casualità sono diventati due concetti che giustificano l'esistenza di un meglio definito caos, da cui ogni individuo necessariamente discende, dando sempre più credito e autorevolezza a quella famosa convinzione millenaria che gli stati d'animo siano determinati dall'evolvere dei fatti esteriori che caratterizzano la nostra realtà. Qual è dunque lo strumento più potente ed efficace per superare qualunque disarmonia? L'amore, lo spirito di Aloha, l'essenza di tutto ciò che è. Quindi smettiamola di ricercare continuamente in tutte le trappole che ci ha disseminato qua e là la peggiore New Age e assumiamoci una volta per tutte la nostra totale responsabilità andando avanti nella manifestazione dell'amore che siamo. Tutto quello che sperimentiamo dunque non è dovuto alla malevolenza di qualche dio, ad un fato contrario o alla dea bendata un tantino sbarellata. Tutto deriva dalla nostra intenzione, più o meno consapevole. E qui ed ora noi abbiamo la potenzialità di guarire istantaneamente qualunque cosa, perché il presente è, il passato non è. E in base alla legge dell'essere, il presente, che è enormemente più potente del passato, che non è. L'ingiustizia e l'orrore presenti sulla terra non hanno niente a che vedere con la volontà divina. Guerre, violenze, oppressioni, soprusi, ingiustizie non sono ostacoli mandati da Dio per mettere alla prova l'uomo. Sono invece il risultato di miliardi di esseri umani che lottano per riequilibrare il loro debito karmico agendo sull'esteriorità della loro realtà e facendo questo generano ulteriore squilibrio, perché la lotta attrae solo altro conflitto. E perché l'unico strumento con cui l'essere umano può veramente riequilibrare il suo karma è l'amore e la pace, adesso.